la prima volta che partecipa alla Notte dei Ricercatori qua a Torino? Sì, veramente siamo capitati per caso e siamo stati subito coinvolti da questo stand per estrarre questo DNA da una banana e devo dire che è stato veramente molto interessante. Mia figlia si è molto divertita. È bello perché ci sono tanti esperimenti da fare e mi piace. Il DNA e le malattie delle piante. Sono stati utili, ti sembra di aver capito? Sì, mi piace. Sì, sì. E ho molto dispiaciuto che non ci fosse stata l'anno scorso, mi pare. Sì, è mancata un po' a tutti, infatti è stata proprio un grande ritorno. Infatti ero felicissimo anche di aver letto che è stata, come dire, riorganizzata da due ricercatrici e mi sembrava ancora un motivo in più per amare questa serata. Conoscevo. Cosa ha visto per ora? Stavo guardando questo sistema di visualizzazione dei modi di vibrare di una lastra d'acciaio, anche se è un po' difficile per chi non ha alcuna preparazione, per non so, parlo delle cose del Politecnico, è un po' più difficile, diciamo. La trovo un'iniziativa molto interessante e stimolante per i ragazzi dell'età di mio figlio, che in prima media si avvicinano al passato e a quello che sarà il futuro della scienza e della tecnologia. Cosa gli è piaciuto di più? Forse è quello della mano di gomma. Di gomma del Dipartimento di Psicologia e vabbè, anche le farfalle al microscopio è stato interessante. È un'ottima iniziativa, noi abbiamo già fatto il giro sul tram con i bambini, è stato molto interessante e adesso è la prima sala che visitiamo qua, è un'ottima serata diciamo. È la prima volta che venite alla Notte dei Ricercatori? La prima volta, sì, la prima volta ho letto il Deplian e ho prenotato e adesso siamo qua. Ne è rimasta soddisfatta? Sì, assolutamente sì. Fantastica, io ho portato i miei nipotini e sono contentissima di averli portati perché possono veramente vedere delle esperienze belle belle. Per ora cosa ha visto? Siamo andati al piano di sopra, cosa abbiamo visto? Esperienze con le bolle di sapone, i numeri egiziani, come costruire una storia, abbiamo scoperto che cosa fanno i funghi. E che cosa vi è piaciuto di più? Tutto. C'est merveilleux, meraviglioso.